Solo l'esame autoptico effettuato questa mattina dal medico legale Adamo Maiesi, incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, farà luce sulle cause che hanno provocato il decesso di Vincenzo, il ragazzino di circa 13 anni che ha perso la vita mentre si trovava nella piscina di un agriturismo a Padula. I risultati saranno resi noti tra circa 60 giorni. L'ipotesi più accreditata è quella di un malore, ma nulla è certo. Sulla morte di Vincenzo sono in corso anche le indagini da parte della compagnia carabinieri di Sala Consilina, guidata dal neo capitano Veronica Pastori. Un lutto che ha pervaso le comunità di Montesano sulla Marcellana e dell'intero comprensorio valdianese. Le prime domande sul perché di una morte inaccettabile, come quella di Vincenzo, sono spesso anche imperniate di smarrimento e rabbia, un sentimento ed una sensazione che pervade anche i più giovani, gli amici e le amiche di Vincenzo, che devono far fronte ad un dolore fortissimo e anche difficile da affrontare. E così Don Donato Varuzza, parroco della parrocchia di Sant'Anna di Montesano sulla Marcellana, con la sua sensibilità e capacità di fare e stare con i giovani, ha intercettato questo smarrimento tra i giovani del paese, gli amici di Vincenzo, dei suoi compagni del Grest, esperienza conclusasi non molti giorni fa, che ha visto decine di giovanissimi, seguiti proprio da Don Donato e dai bravissimi operatori, compiere un'esperienza di vita e di fede, tra canti, attività e preghiera. E Vincenzo, con la sua squadra, ha anche vinto il Grest. Don Donato, nel suo dolce messaggio che inizia «Caro Vincenzo, figlio anche mio», si rivolge soprattutto agli amici del tredicenne di Montesano. I tanti ragazzi che come te sono sempre stati la gioia della nostra parrocchia si staranno chiedendo che senso abbia tutto questo, come sia possibile un'esperienza del genere. Uno smarrimento incredulo ed un silenzio assordante sembra invadere tutti, tanto da tirare fuori solo parole di tristezza, perché lo siamo veramente, scrive il sacerdote, che intercetta anche i sentimenti dei suoi amici. Affrontano ora la fatica più grande, chiedersi se vale la pena ancora credere, se possono fidarsi sempre di Gesù. Da qui il messaggio di sostegno. Ti prego, suggerisci al cuore dei tuoi amici che non bisogna conquistare potere e successo per sentirsi qualcuno qui, che la semplicità è più preziosa di ogni cosa, che non si deve mai smettere di puntare sull'amicizia e la gioia di condividere con gli altri. Mai più di ogni cosa fa comprendere loro che Dio non ha voluto la tua morte, che non possiamo possedere le risposte sul senso di tutto, ma che proprio grazie a Lui ti riabbracceremo e lì staremo per sempre tutti insieme. E poi il saluto al tredicenne, a Vincenzo, ragazzo sorridente e timido, amato dai suoi amici e adorato dalla sua bella famiglia. Una comunità, quella di Montesano, segnata da un lutto gravissimo. Il sindaco ha annunciato che nel giorno delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino, mentre sono tante le amministrazioni comunali del Vallo di Diano che, interpretando il sentimento comune dei cittadini, esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia di Vincenzo, ai suoi amici e all'intera comunità di Montesano.